Un manichino di stoffa con un drappo tricolore al collo, impiccato davanti al cancello, e uno striscione con scritto «Omicidi, stupri, degrado di stampo allogeno, voi complici e mandanti». È la macabra scoperta fatta questa mattina dai ragazzi della sezione PD a Ponte Milvio. L'intimidazione porta la firma del movimento neofascista Rivoluzione Nazionale. «Non ci facciamo intimorire da una banda di dementi e vigliacchi», ha commentato il presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria del PD, Nicola Zingaretti. Si vengano a riprendere l'autoritratto che hanno appeso sul nostro cancello. Il ponte della Magliana presenta alcune criticità, ma non è a rischio strutturale. È quanto emerso oggi nel corso della Commissione Capitolina Lavori Pubblici, dove il direttore del Dipartimento, Fabio Pacciani, ha fatto il punto della situazione sullo stato dell'infrastruttura, alla presenza dell'assessore Margherita Gatta. «Sono pronti gli interventi per riportare l'opera al suo antico splendore», ha spiegato Pacciani. «Entro la prima parte del 2019 saranno sostituiti i giunti e gli apparecchi di appoggio delle campate». Oltre 60 eventi in quasi 50 location, dal centro storico alle sale cinematografiche fuori dal grande raccordo anulare, per dare un'immagine di Roma come luogo di creatività artistica, artigianale e tecnologica. È l'obiettivo di Videocittà, la rassegna ideata da Francesco Rutelli, presidente di Anica, che si svolgerà dal 19 al 28 ottobre, in concomitanza con la Festa del Cinema di Roma. Tra gli appuntamenti più attesi, il videomapping e il drive-in al Colosseo. Le immagini entreranno nella città di Roma con decine di avvenimenti affascinanti, ha spiegato Rutelli, perché vogliamo che i nostri giovani continuino ad essere leader a livello mondiale nella creatività. Domenica 23 settembre ritorna la Roma Half Marathon, la mezza maratona all'insegna della pace e dell'integrazione, dedicata quest'anno al premio Nobel Nelson Mandela. La manifestazione è stata presentata oggi al Colosseo dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. È un impegno che la nostra città rinnova per promuovere ideali di pace e di solidarietà, ha detto la prima cittadina. Roma è orgogliosa di ospitare un grande evento sportivo che ha tra i suoi principi ispiratori questi obiettivi. 5 le tappe previste per sottolineare la partecipazione delle diverse confessioni religiose: San Pietro, la sinagoga, la moschea, la chiesa valdese e la chiesa ortodossa.